Allora, nell'ambito della nostra, insomma, idea di far chiarezza circa le agevolazioni fiscali, avevo piacere di fare un approfondimento sulle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia. Nel caso specifico, la prima domanda, chiaramente, insomma, è in cosa consiste questa agevolazione? Allora, si tratta sempre di una detrazione fiscale, in questo caso del 50%, su tutti i costi sostenuti per le spese di ristrutturazione edilizia, fino a un massimo di 96.000 euro. Naturalmente questi dati che io adesso sto dicendo, 50% e 96.000 euro, sono Fino validi fino al 31 dicembre 15, 2015. certo, perché se c'è stata la proroga, poi non si Sì, sa. no, potrebbe anche continuare, però noi ci atteniamo al 31/12/2015. Assolutamente. Su quali tipi di interventi è possibile avere questo tipo di agevolazione? Quali sono gli interventi oggetto Allora, gli interventi dell'agevolazione? sono vari. Ci sono interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di vera e propria ristrutturazione edilizia, perché noi diciamo volgarmente chiamiamo ristrutturazione edilizia tutto quel che concerne Un fa ripristino ripristino, più o però meno in realtà integrale. l'Agenzia delle Entrate ci divide un po' le cose e quindi c'è una vera e propria ristrutturazione edilizia che è un poco più complicata, che si tratta di interventi diciamo un poco più radicali. Ho capito. Ah, poi c'è da dire che questo tipo di detrazione si può applicare anche alle manutenzioni ordinarie, però sulle parti comuni di edifici residenziali, quindi di condomini. Bene, quindi tornando ai numeri di questa specifica detrazione, sono il 50% è la percentuale di contributo e l'importo massimo? 96.000 euro. Quindi il massimo di spesa possibile, diciamo, su cui è possibile richiedere il finanziamento, o l'agevolazione in realtà, perché è un finanziamento, L'agevolazione. scusami, l'agevolazione è 96.000 euro. Sì, quindi possiamo avere fino al 50% su Di 96.000 96.000 euro euro spese. di spesa. Ok, come si fa? Come possiamo fare, come può fare l'utente per chiedere questo tipo di agevolazione fiscale? Quali sono Sì, i i passi, passi da compiere? sì. Allora, gli adempimenti che una persona che decide di usufruire di questa detrazione deve fare sono vari. Allora, prima di tutto bisogna indicare quando si è in sede di dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile sul quale andiamo a fare questo tipo Beh, per di legali. intervento. Sì, e bisogna indicare anche se siamo proprietari, se siamo locatari o se abbiamo quell'immobile ad altro titolo, che può Certo. essere un titolo diverso. Poi abbiamo bisogno delle comunicazioni, diciamo, comunali che vanno fatte a seconda poi della legge comunale, diciamo tutte le autorizzazioni del caso in Devono essere ambito state comunale, richieste. sì. E, laddove ce ne sia bisogno, dipende poi sempre dai tipi di interventti, anche la comunicazione all'ASL, che in genere viene fatta dal direttore tecnico dei lavori. I pagamenti? I pagamenti, altra cosa necessaria è il pagamento della tassa comunale sugli immobili, quindi ICI o IMU a seconda del comune di residenza. In In regola, regola. sì, bisogna presentarla, si devono avere le copie conservate per poter sempre usufruire di questa cosa. E poi i pagamenti. I pagamenti devono essere fatti anche qui in maniera tracciabile, ossia con bonifico bancario o postale. Naturalmente questo non è il normale bonifico, ma è un bonifico che deve contenere dei dati obbligatori e sono il riferimento alla legge della detrazione per ristrutturazione immobiliare, la data e il numero di fattura che andiamo a pagare. Quindi singolo bonifico, singola fattura. Singolo Sì, no, no, in bonifico. realtà puoi anche fare bonifico con più fatture. Purché siano tutte specificate. Giusto, devi fare un bell'elenco preciso. E il codice fiscale naturalmente del beneficiario, di chi usufruisce della detrazione, e la partita IVA o il codice fiscale del fornitore, Bene. della persona a cui stiamo facendo il bonifico. Nel caso in cui
l'utente avesse deciso di effettuare il suo pagamento della fattura o delle fatture con una finanziaria, è comunque possibile godere, sì, di questo tipo di agevolazione? Sì. Anzi, questa è una cosa che non viene molto pubblicizzata, però no, noi, in realtà, diciamo, l'intento è proprio quello, diciamo, di fare, diciamo, di dare, diciamo, di, sì, fare comunicazione. Infatti parecchi, insomma, non lo sanno che anche con la finanziaria, cioè se io decido di fare questo intervento a rate e quindi chiedo un prestito a una finanziaria, posso usufruire della detrazione. Naturalmente la società alla quale mi rivolgerò dovrà avere delle accortenze. Uno, dovrò comunicargli che ho intenzione di usufruire di questa detrazione. Beh. E loro dovranno, quando effettuano il bonifico al fornitore, segnare tutti i dati che ho elencato prima, quelli necessari e obbligatori, e dovranno dare una copia del bonifico al beneficiario, che deve conservarla agli atti per poter usufruire della detrazione. Quindi tutte le informazioni riportate all'interno, insomma, di questa chiacchierata sarà possibile raccoglierle comunque ed approfondirle nella sezione agevolazioni fiscali dei servizi del nostro sito antoniofalanga.it, che non è altro, insomma, che materiale raccolto dalla dispensa dell'Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni fiscali. Sì. Intanto grazie mille, grazie veramente, insomma, per la chiarezza, e spero, insomma, di aver dato un servizio utile ai nostri clienti.